Ciao, buongiorno a tutti. Quest'oggi recensione di questo bollitore First Austria. Questo è un bollitore con contenitore in cristallo, con una capienza di 1,7 litri e ad una potenza che varia dai 1800 ai 2200 watt. Ma vediamo in dettaglio di cosa si tratta. Intanto vi è presente il manuale di istruzioni, ma vi do un avvertimento, non è presente la lingua italiana. Comunque questo non è un grande problema perché l'uso di questo bollitore è semplicissimo. Abbiamo la garanzia e questa è la base. Base circolare, quindi permette una rotazione di 360 gradi del bollitore. Qua ci sono i connettori per dare appunto alimentazione alle resistenze che sono dentro, che servono per scaldare l'acqua. Invece il fondo della base è fatto in modo che il cavo possa essere avvolto e la presa è la tipica presa asciugo. La presa asciugo perché questo appunto bollitore ha una necessità abbastanza alta di corrente, quindi come dicevo prima che va dagli 1850 ai 2200 watt. Guardando invece il bollitore, vi è la parte in cristallo, vi è la base con diciamo una fascia di alluminio. Qua sotto ci sono i connettori che vanno poi ad incastrarsi col collegamento della base, interruttore per l'accensione appunto del bollitore, dare l'avvio alla procedura del riscaldamento dell'acqua e tastino di apertura del coperchio. Notiamo subito che il tastino d'apertura del coperchio ha una piccola, come si può dire, rete che serve per filtrare l'acqua che noi mettiamo dentro. Magari all'interno mettiamo del tè, del caffè o del caffè americano per evitare che magari qualche pezzettino, qualche fogliolina passi nel nostro bicchiere. Hanno ben pensato di mettere questa retina. Ma ora vediamo subito il funzionamento di questo Bene, allora ho bollitore. riempito naturalmente il contenitore. Vi è un minimo e un massimo. Il massimo è 1,7 litri, il medio è 1 litro, ma il minimo da mantenere è di mezzo litro, perché altrimenti si rischia di surriscaldare troppo il liquido e la resistenza al suo interno. Come ho detto prima, basta premere l'interruttore. In questo modo adesso io con un semplice cronometro voglio regolarmi e vedere quanto ci mette a riscaldare praticamente 1 litro di acqua. Possiamo vedere che è formato alla sua base di LED di colore blu, che a rigor di logica dovrebbero cambiare colore a seconda appunto della temperatura che raggiunge l'acqua. Una volta l'acqua arrivata a bollire, l'interruttore di questo bollitore si stacca automaticamente, quindi non c'è nessun pericolo di fare continuare a bollire l'acqua in questo caso. Sento già il rumore dell'acqua. Siamo a 1 minuto e 15 e come potete forse sentire, il bollitore già ha un bel regime.
calcolate che un litro d'acqua comunque col fornello tradizionale e il solito pentolino non si riesce a scaldare in poco tempo. Ora aspetterò insieme a voi il momento dello scatto automatico dell'interruttore. Ora sto toccando il vetro e lo sento piuttosto caldo. Come potete vedere, si può comunque girare il bollitore per prenderlo dalla manopola come viene meglio. Ok, l'acqua sta incominciando a bollire nel vero senso della parola. Prima era molto calda, ma ora direi che dopo 3 minuti e 20 secondi l'acqua sta bollendo decisamente. Perfetto, come avete visto, l'interruttore si è perfettamente scaldato. Pensavo, come altri bollitori, che la luce dei LED cambiasse in funzionalità del calore dell'acqua, ma evidentemente questo modello non l'hanno fatto in quel modo. Quindi abbiamo detto 3 minuti e 30, distacco automatico dell'interruttore, quindi totale sicurezza, manovrabilità del contenitore in cristallo. Non posso fare altro che consigliarne l'acquisto. Ciao e arrivederci a tutti.